Iniziamo adesso la parte sullo studio del calore. Il libro Amaldi ha già svolto in precedenza tutta la parte sull'energia e anche sul concetto di lavoro. Il calore infatti è energia di tipo termico, cioè energia di agitazione termica che passa da un sistema fisico a un altro, oppure anche da una parte all'altra di uno stesso sistema fisico. Comunque, anche se non si è svolta la parte sull'energia e il lavoro, si può comunque studiare il calore e i suoi meccanismi di propagazione, immaginandolo semplicemente come qualcosa che si trasferisce o passa da una zona a un'altra oppure da un sistema fisico a un altro. Una volta si pensava addirittura che il calore fosse un fluido, il fluido calorico che si trasferiva da un corpo a un altro. Da un punto di vista qualitativo, per studiare il calore è sufficiente introdurre il concetto di energia di agitazione termica. Cominciamo distinguendo i tre stati di aggregazione della materia, solido, liquido e gassoso. Sappiamo che la materia è costituita di atomi e molecole che chiamiamo semplicemente particelle. Se queste particelle sono tutte quante legate tra loro in una struttura rigida, allora abbiamo un reticolo cristallino che è una specie di impalcatura di scheletro che tiene insieme tutte le particelle e costituisce il materiale solido. Per esempio, i metalli sono costituiti e costruiti in questo modo, a livello microscopico, ma anche il sale da cucina, il cloruro di sodio, è fatto così. Quando poi si rompono i legami che tengono insieme tutte queste particelle, questa impalcatura, questo reticolo, diciamo, si scioglie e la sostanza diventa liquida, dove le particelle sono ancora appiccicate una all'altra, scorrono una sull'altra, però non sono più legate in questa impalcatura rigida. Poi abbiamo lo stato di gas, in cui le particelle sono veramente libere di muoversi come vogliono in tutto il contenitore e non si scambiano nessuna forza tra di loro se non quando sbattono, rimbalzano tra di loro e urtano contro le pareti del recipiente. Lo stato d'aggregazione più semplice da studiare è lo stato gassoso, proprio perché non ci sono forze attrattive tra le varie particelle, che appunto sono libere di muoversi come vogliono. Questo moto caotico a zig-zag, totalmente disordinato, si chiama agitazione termica. Termica perché più la temperatura del sistema del gas è alta e più queste particelle si muovono in modo veloce e violento. In pratica la temperatura è una manifestazione macroscopica che indica quanto è violento questo moto caotico di agitazione termica di tutte queste particelle che si muovono in modo del tutto caotico dentro al recipiente. Comunque l'agitazione termica ce l'hanno anche le particelle di un liquido e anche le particelle incastrate nel reticolo cristallino di un solido, pur non potendo muoversi nel senso che non possono andare in giro come fanno le particelle di un gas, non possono staccarsi da questa impalcatura, però possono vibrare attorno alle posizioni di equilibrio che occupano dentro questa impalcatura, dentro questo reticolo. Più è alta la temperatura del solido e più queste particelle vibrano violentemente all'interno del reticolo cristallino. Ecco, questo è il concetto di agitazione termica, sia per i solidi, liquidi e i gas, che dobbiamo immaginare come una forma di movimento disordinato, caotico, soprattutto nel caso dei gas, ed è un movimento tanto più violento quanto più è alta la temperatura del sistema fisico.